te questa domanda: perché la scuola a cui va un gatto, un cane, specialmente se non frequenta solo troppo gli esseri umani, perché sennò anche lì può avere problemi, ma se sta nella natura, guardate, un tasso, un procione, un serpentello, guarda, raggiungono il loro massimo livello quasi tutti, diventano tutti al loro livello intelligentissimi. Noi esseri umani, se ci guardassimo da fuori, sembriamo i paraplegici. Saremmo come gatti che sanno a stento strisciare spingendo un po' con le zampe, ma con la zampa davanti che non ce la fanno, perché il nostro potenziale è quasi tutto bloccato nei conflitti. Quindi abbiamo delle capacità dentro la nostra, che sono talmente grandi, che limitarci a farci intrappolare così è una disgrazia tremenda. Ma con che faccia noi diciamo dei bambini e dei giovani questo è il mondo? Ma ci vuole una faccia com'è? Ma i bambini non possono mica credere a cose così. Per credere a queste cose devono deformarsi la testa. Cioè non siamo mica destinati a diventare dei mezzi deficienti tutta la vita. E perché vi dico questo? Tutti i conflitti, tutti, generano ottusità, senza eccezione. Non importa che c'hai un conflitto col tuo fidanzato o col vicino di casa o con quello che stai facendo. Perché i conflitti sono vettori, uno che va contro l'altro. Tutti i vettori che vanno uno contro l'altro generano dispersione di energia vitale. Quindi di energia creativa. Quindi di intelligenza. Quindi abbiamo un'intelligenza limitata dai conflitti, c'è niente da fare. E siccome la maggioranza della gente è piena di conflitti, la sua intelligenza è limitata. Ma molto. Allora, com'è che possiamo passare da un'intelligenza limitata dai conflitti, perché un vettore tira di qua, un altro tira di qua, un altro tira di qui, un altro tira di qua, un altro... Per cui se vado di qua, per un po' posso andare, poi sento nada. Vado di qua, vado di qua. Come possiamo uscire da questa conflittualità perenne? Ecco. Bene, la nostra psicologia non ci dà soluzioni. Se voi vi leggete Galimberti, prendo lui perché è uno degli uomini più intelligenti che ci siano, cioè è più formato di lui. Leggetevi le cose dell'amore di Galimberti, dice delle cose. L'uomo intrappolato dentro questo conflitto. Appartenenza, sicurezza, identità, esplorazione. Sicurezza, appartenenza, affettività, dopo un po', cosa vi manca? Soffochi. Hai bisogno di esplorazione. Ma l'esplorazione, all'inizio, è euforia. Ah, che meraviglia, che bello, sto a fare qua, ma per carità, qui sì che va bene, mamma mia, rifare sempre le stesse strade, che rottura. Guarda qua, e dopo un po' cosa succede? Di nuovo, di un altro tipo, non più soffocamento, ma perdite. Quindi senza che ci rendiamo conto passiamo dalla claustrofobia all'agorafobia. Ma queste sono due patologie. Quello che Galimberti non dice, perché si è fermato lì, per ragioni sue, che lui ci avrà tutte le ragioni al mondo, è perché lui è veramente psicologo ed è filosofo, ma non ha avuto accesso a un altro tipo di pensiero, che pure lui conosce, che è l'intelligenza spirituale, dove questo conflitto non c'è più. L'intelligenza spirituale, l'apice dell'intelligenza umana, è l'apice della conoscenza, è l'apice della razionalità. Di solito ci fermiamo a questa, dove i conflitti ci sono per forza, ed ecco da dove nascono i banchieri, di cui vi ho parlato prima. Eccoli qua. Come fa un banchiere ad essere contento sapendo le conseguenze disastrose che sta provocando il suo operato? È evidente che c'è un'intelligenza monca,
Sì, qualcuno ogni tanto si spara, ma è una soluzione. Intanto perché lo fanno troppo pochi, e quindi. Ecco, siamo lì come dentro l'università ancora. L'intelligenza spirituale probabilmente non ci ha quasi messo nemmeno l'additino del piede. Rimangono attaccati ai modelli della razionalità strumentale, che è una razionalità limitata, dove ci dà un'intelligenza ridotta, per cui è vero, appartenenza o identità. Perché se io appartengo e basta, vengo castrato nelle mie possibilità. Per potermi realizzare per chi sono veramente, devo rompere col mio gruppo, devo rompere con la mia famiglia, devo vivere il mondo. Però questo mi fa perdere che cosa? La stabilità, la sicurezza, l'affettività. E quindi vivo un altro disagio. Perché sono due bisogni che sono irrinunciabili entrambi. E quindi l'essere umano è diviso e messo in croce da questo. Ora che la psicologia studiata all'università non tocchi questo tema, la dice lunga su che tipo di pensiero ancora abita la maggioranza delle nostre accademie.